Buongiorno a tutti, sono Antonio Vella, sono il direttore editoriale e fondatore della casa editrice Luoghi Interiori di Città di Castello, una realtà nata come marchio editoriale nel 2013, che però è la prosecuzione naturale di un progetto editoriale più ampio che ha avuto inizio nel 1990, quindi sono tanti anni. E che quindi si sviluppa in una dimensione quasi naturale, perché Città di Castello, l'Umbria in genere, sono la patria naturale dell'editoria e del settore tipografico. Luoghi Interiori è, come dicevo, una realtà giovane, dinamica, che in poco più di 8 anni di attività all'attivo nel proprio catalogo quasi 400 titoli. Quindi questo è stato per noi un impegno molto significativo, perché come si può immaginare, le difficoltà degli editori, specialmente negli ultimi anni, sono tali da non favorire un progresso di crescita così impegnativo. Siamo orgogliosi del nostro lavoro, siamo orgogliosi dei nostri autori che ci danno fiducia e che apprezzano moltissimo quella che è la nostra modalità di non solo pubblicazione, quindi cura dei dettagli redazionali a monte dell'uscita del libro, ma anche per tutta quella che è la promozione una volta che il libro vede la luce. Diciamo che il catalogo di Luoghi Interiori si sviluppa in numerose collane, alcune delle quali sono un po' la colonna portante del progetto editoriale della casa editrice. Mi riferisco in particolare alle pubblicazioni che trattano il tema del viaggio, perché Luoghi Interiori, come si può ben intuire anche dal nome che abbiamo voluto dare alla casa editrice, è un viaggio. È un viaggio nel mondo della letteratura, dell'arte, della musica. È un viaggio che comincia primariamente dai nostri luoghi più intimi, dai nostri luoghi interiori, per poi approcciarsi con la realtà esterna e quindi coinvolgere tutte quelle dinamiche, tutte quelle attività che sono propriamente della cultura in genere. Dicevo, le nostre collane sono numerose, ne cito alcune tra quelle più significative. Abbiamo una collana di quaderni del Grand Tour, sono dei piccoli volumetti molto preziosi che riguardano i luoghi, in particolare sono delle proposte, degli itinerari di viaggio per i viaggiatori di oggi che, presi per mano dai viaggiatori del Grand Tour, visitano i borghi e le città del nostro meraviglioso paese. E prendendoci per mano, questi viaggiatori del 600, 700, 800, anche inizio 900, diventano le nostre guide virtuali. Attraverso i loro taccuini di viaggio, praticamente ci accompagnano per le vie, per le piazze, a conoscere quella che è la storia dei luoghi e farci apprezzare un modo di viaggiare molto più riflessivo e molto più appropriato a dimensione umana. Questo è un po' il significato della collana dei quaderni del vero viaggio. Abbiamo poi delle collane di monografie d'arte, anche qui è un settore sul quale lavoriamo molto. Ci piace, oltre che realizzare cataloghi per gli artisti, anche vederci protagonisti nella organizzazione, nella costruzione di eventi, quindi mostre che possono essere collettive o monografiche, e quindi accompagniamo il percorso del catalogo anche con gli eventi da noi organizzati in collaborazione con gli artisti.
altre collane importanti e quali si stanno sviluppando in maniera significativa negli ultimi anni sono quelle di narrativa, dove pubblichiamo anche autori emergenti di qualità che selezioniamo accuratamente anche attraverso una delle valutazioni fatte da professionisti nel campo della critica letteraria. E la collana si chiama Interlinea, la collana narrativa, raccoglie romanzi o raccolte di racconti. Poi abbiamo una collana molto raffinata, si chiama La coda dell'occhio, ed è una sezione dedicata propriamente alla poesia. Ci piace lavorare molto nella poesia in un momento in cui la civiltà dell'immagine, del mordi e fuggi, invece ci porta a considerare momenti di riflessione che possono coinvolgere la nostra anima, possono coinvolgere il nostro cuore, possono in qualche modo darci una dimensione umana e creare anche delle possibilità di interazione fra le persone, perché poi ogni evento letterario, articolato anche attraverso reading di poesia, non è altro che occasione di incontro, di confronto per tutti gli amanti di questa meravigliosa disciplina. Abbiamo una collana di saggistica, i saggi di luoghi interiori, anche qui raccogliamo dei saggi non propriamente tecnici o tecnicistici, ma ci piace lavorare con saggi divulgativi, perché possano essere alla portata di tutti. Saggi che possano incuriosire il lettore, possano avvicinarlo alle varie discipline che vengono trattate, però dandogli poi gli strumenti eventualmente per approfondire in maniera appropriata quelle che sono gli interessi di ognuno. E quindi dei saggi che noi chiamiamo appunto divulgativi vogliono invogliare appunto i nostri lettori affezionati ad avvicinarsi a tematiche particolari. Da pochi mesi abbiamo iniziato una nuova collana di libri per ragazzi. Ci piace molto questo settore perché coinvolge più discipline, perché come si può ben intuire un libro per bambini, specialmente di scuola materna, coinvolge sia l'aspetto letterario che quello artistico, perché sono libri molto ben illustrati da professionisti nel loro settore e quindi diciamo sono interdisciplinari, perché il bambino si avvicina sia alla lettura che al disegno e ci sembra un'occasione molto molto importante per anche la crescita ed interesse verso queste discipline. Altre collane di riferimento possono essere quelle sulla scia dei secoli, ad esempio, dove realizziamo pubblicazioni molto importanti anche da un punto di vista di mole, perché sono volumi dedicati a città o borghi che vengono analizzati anche sotto l'aspetto fotografico. Quindi sono dei libri che poi diventano anche delle vere e proprie strenne per i comuni interessati, e anche qui abbiamo molte richieste per realizzare pubblicazioni. Ci piace insomma poter lavorare a 360 gradi su vari aspetti. Quello che è interessante secondo me ed è importante, specialmente nel momento che stiamo vivendo, e poter arrivare a maggior gratificati anche da quello che è la loro passione. Si sono avvicinati magari alla scrittura in maniera amatoriale, ma se ben seguiti, se ben indirizzati verso certi traguardi, possono ricavare delle soddisfazioni molto interessanti. Su questo noi ci puntiamo molto. L'affetto degli scrittori con i quali lavoriamo è il segnale che si sta andando nella direzione giusta, anche se i momenti che viviamo non sono certo dei migliori. Pensavamo di essere usciti dopo 2 anni di Covid finalmente a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Ora abbiamo avuto la sorpresa di fine anno
e inizio anno 2022 con questo incredibile aumento delle spese per quanto riguarda l'energia, ma spese che aumentano anche per le materie prime, quindi si coinvolgono in prima persona sotto l'aspetto del costo della carta, ad esempio, quindi ci costringe in qualche modo anche ad aumentare quelli che sono i prezzi di copertina, ed è una cosa che non avremmo mai voluto fare, proprio per tentare di avvicinare il maggior numero possibile di lettori alla nostra attività. Speriamo che questo trend negativo possa essere ridimensionato in qualche modo nelle prossime settimane e continueremo a svolgere questo lavoro con una passione che soltanto con una passione enorme, come ben si potrà comprendere, si può portare avanti. Noi crediamo molto in questa professione, crediamo molto che l'attività editoriale sia in qualche modo anche una missione. Ho avuto pochi minuti fa una conferenza stampa in comune dove abbiamo lanciato la nuova edizione di un premio letterario internazionale che promuoviamo da qualche anno, il premio letterario Città di Castello, appunto, e anche le autorità comunali, il sindaco, l'assessore alla cultura, hanno tenuto a sottolineare quanto esperienze editoriali come la nostra diventano significative sia a livello di promozione della lettura, ma anche a livello di promozione della città, perché luoghi interiori, se arriva in tutta Italia con le proprie pubblicazioni, porta con sé anche il nome di Città di Castello. Quindi, per chiudere questa breve presentazione, non posso che ripetere il mio messaggio di sempre: non smettete mai di leggere, non smettete mai di scrivere, perché soltanto coltivando queste passioni si può crescere, si può essere cittadini consapevoli. Soprattutto mi rivolgo alle giovani generazioni affinché il presente possa essere da loro governato e il futuro indirizzato secondo le loro aspettative. Grazie, vi aspettiamo a Italia Book Festival per proporvi le nostre più recenti iniziative editoriali e buona lettura a tutti.